Buongiorno. Direi buona prestazione alla tua, come nel secondo tempo in particolare, direi un po' di tutta la squadra. Peccato non essere riusciti a mantenere questo vantaggio, sarebbe stata una vittoria importante. Sì, un peccato, un grandissimo peccato. Purtroppo un'ingenuità alla fine ci è costata cara. Credo comunque che sia importante essere passati in vantaggio, aver dimostrato di tenere il campo anche in trasferta. Abbiamo tenuto quasi sempre noi la palla, soprattutto il secondo tempo. Come detto, è veramente un peccato, però insomma prendiamoci questo punto contro una diretta concorrente che ha fatto un bel mercato anche il Carpi, e ripartiamo cercando di ritrovare la vittoria in casa. Ecco, diciamo un ruolo preferire un po' come il ruolo di centrale o davanti alla difesa. Invece diciamo che Carpi si è comportato bene. Sì, è un ruolo che comunque mi dà la possibilità di toccare tanti palloni e di essere al centro del gioco, e penso che sia importante per un centrocampista trovarsi sempre nel punto giusto, ecco, che mi piace quello più che il resto. Ovviamente ho meno la possibilità di andare in avanti, però insomma mi sono trovato bene e se ci dovesse essere bisogno lo rifarei volentieri. Ecco, una cosa che volevo chiedere, questo inserimento di Bellomo, no? Che diciamo, nei primi 10-15 minuti ha avuto delle attenzioni particolari, nel senso, ogni volta che aveva il pallone praticamente lo raggelava. Diciamo, il giocatore è buco, chiaramente, ecco. Però ha sembrato che cercasse un po' la posizione migliore che forse ha trovato nel secondo tempo. Sì, beh, lui è un giocatore sicuramente di grande qualità e di grande prospettiva, perché è molto giovane ancora. Lo ha già dimostrato in questi due spezzoni di partita che ha fatto. Inizialmente diciamo che i loro centrocampisti erano molto aggressivi su Nicola, e ha fatto un po' fatica a trovare la posizione, come hai detto, ma credo che quando c'è un giocatore che sa giocare bene a pallone, a qualità, è più facile per tutti giocarci insieme, ecco. Non è facile assolutamente, perché come detto già altre volte, cambiare spesso per noi giocatori non è semplice. Noi abbiamo grandissima disponibilità a ogni cambiamento, lavoriamo sempre sodo tutti i giorni, e penso che chiunque abbia lavorato qui lo possa confermarlo. Ovviamente non è facile, perché cambiano sia i carichi di lavoro, sia i metodi, la metodologia di lavoro in campo, però insomma cioè, è quello che passa qui, e speriamo che sia duraturo, perché credo che stiamo trovando la nostra compattezza e il nostro modo di giocare. No, sinceramente. Sì, no, beh, ma io mi sento comunque uno dei capitani, cioè non c'è un capitano, siamo più capitani e lo siamo sempre stati, anche prima quando c'erano figure forse più rappresentative come Marco, lo stesso Pippo che è andato via, Andrea. Credo che siamo un gruppo di, tra virgolette, più anziani che dobbiamo un po' remare, cercare di portare anche i ragazzi giovani a far capire cosa vuol dire giocare nello Spezia. Io ero in rincorsa e ho visto la scivolata, ma non ho visto bene, non ho neanche rivisto in televisione sinceramente. Purtroppo in quei momenti anche l'arbitro al 90esimo non è facile per l'arbitro, è stata un'azione veloce, è stata forse una nostra ingenuità, perché prima di tutto non doveva prendere la palla a Costi e poi entrare, magari bisogna forse accompagnarlo, però insomma è anche lo scotto da pagare quando sono tanti giovani, qualche ingenuità ci può stare. Beh, molto bene, sia a livello proprio di lavoro, che settimanalmente sono arrivati, sono messi subito a disposizione, hanno lavorato al massimo con noi,
e poi hanno dimostrato le loro qualità in campo, quindi credo che siano dei ragazzi di sicuro avvenire e di grande valore. Ma è un caso, oppure quello che abbiamo detto già dall'anno scorso, che quando magari le squadre vengono qui pensano molto a chiudersi e rischiamo molto in contropiede. È emblematica la partita con la Juve Stabia, in cui hanno fatto un tiro in porta, hanno fatto un gol, però insomma speriamo e abbiamo tutta la voglia di invertire la rotta. Sì, due dirette concorrenti, una per i playoff, l'altra per sicuramente il Palermo è di un'altra categoria probabilmente, però sono due partite che noi affronteremo come stiamo affrontando queste ultime, cercando di imporre il gioco, di avere noi il pallino del gioco e cercando di essere più pungenti in avanti. Cosa può mancare ancora per fare quello, l'ulteriore salto di qualità che serva, un po' di autostima in più? Ma io credo che l'autostima ci sia, perché abbiamo dimostrato di tenere il campo molto bene nelle ultime partite, nonostante le difficoltà, nonostante gli infortuni, nonostante avessimo comunque cambiato molto. Forse manca un cambio di passo un po' negli ultimi 30 metri, cercare di magari di essere più concreti e più incisivi davanti, non dico gli attaccanti, ma proprio come squadra, come gioco. Chiude la partita, sì, perché abbiamo avuto anche sabato due o tre occasioni sull'1-0 in cui probabilmente con più cattiveria, più convinzione chiudevamo la partita. Sì.